Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, siamo a Portovesme, nel Sulcis. Emilia Missione con i lavoratori a Portovesme. Emilia, cosa sta succedendo in quel pezzo di Sardegna che già ne ha viste tante, diciamo? Sì, Mirta, buongiorno. Eccola, quello è lo stabilimento Portovesme, l'unico stabilimento che in Italia produce zinco e piombo. Forse è il caso di dire produceva, perché già da un anno 400 lavoratori sono in cassa integrazione e altri 200 rischiano di entrare in cassa integrazione tra pochissimo. Eppure quello che ci hanno raccontato qui e che ora io ti farò raccontare direttamente da loro è che la multinazionale proprietaria di questo stabilimento è una multinazionale in salute che ha avuto dei ricavi altissimi negli ultimi mesi. Te lo faccio raccontare direttamente da Matteo, che lavora qui da 10 anni. Qual è la situazione e soprattutto ciao, qual è Matteo, la situazione della di questo stabilimento? Buongiorno Mirta, grazie per l'invito. Ma guarda, la situazione è questa: qui ci ritroviamo davanti a un paradosso. Nonostante la Glencore, che è la nostra capogruppo, abbia negli ultimi mesi più che decuplicato gli introiti e i profitti, ti ritrova a farci pagare unicamente a noi lavoratori il costo di questa crisi energetica, proclamando la fermata di ormai quasi la totalità degli impianti. Scusami, ma perché secondo... Quindi la nostra è una situazione... Se hanno guadagnato bene, perché non resistono alla crisi come fanno in tanti e non provano a tenere attività? Anche perché, voglio dire, voi producete cose importantissime, lo zinco, il piombo, per tutta l'Italia, cioè non parliamo di materie prime fondamentali. Ma guarda, queste sono sicuramente delle dinamiche delle multinazionali che noi chiediamo fortemente al governo, ormai quello uscente, insomma, poco da fare, ma a quello che si insedierà di inserirsi appunto in queste dinamiche e far sedere al tavolo la proprietà, proprio per ribadire questi concetti. Noi siamo una fabbrica ritenuta strategica per le produzioni che abbiamo, ma a volte di questo ci si dimentica. Noi stiamo proprio chiedendo fortemente al governo che si intervenga su una crisi energetica che è evidente, noi non possiamo non riconoscere, certo. Però non possiamo nemmeno pagare unicamente noi. Allora, questa è una